Ah beh, e poi al clima solo briciole. Secondo mio negazionismo, è questo del clima, come voi ben sapete, e l'avvenire dice che si sarebbero dovute dare 1.300 miliardi ai paesi poveri per decarbonizzarsi, mentre in realtà la COP inutile 29 ne ha dati 300. Ma bisogna andare a vedere poi su questi 300 milioni che vengono, miliardi, scusatemi, che vengono dati ai paesi più poveri per decarbonizzarsi da parte dei paesi sviluppati. Chi è uno dei paesi che non darà neanche un euro ai paesi? Sapete chi è? Siamo alla Cina, cioè la seconda economia del mondo che brucia carbone, che fa le centrali nucleari, che non piacciono a questi verdi, e che brucia petrolio e che brucia gas. Cosa fa? Non dà neanche un euro per la decarbonizzazione dei paesi poveri, perché la Cina, che produce il 97% di tutta la filiera elettrica, se ne strabatte, mentre noi europei, che siamo morti, continuiamo invece a fare i climatisti d'assalto. Guardate, oggi ho letto il pezzo di Ferruccio De Bortoli, ho capito che siamo morti. Anche Ferruccio De Bortoli ce lo siamo perso, ce lo siamo giocati con la sua eleganza, con la sua essere sempre con i toni giusti. È il segno della fine della civiltà occidentale, capitalista e borghese di Milano. L'ho detta grossa? È così, perché la gente se lo legge e pensano che abbia ragione. Dice delle cose mostruose. Dice, se la crisi climica, dice, il titolo è Se la crisi climatica ci annoia. Baku, un esito deludente, cioè il vertice COP è un esito deludente dopo i disastri di Valencia e dell'Emilia. Ma che entrano? Cosa c'entrano? Se anche uno come De Bortoli mette in relazione i casi di Valencia e di Emilia-Romagna con il riscaldamento climatico e non con l'imperizia dell'uomo, quella sì, enorme nel mantenere le proprie città e nei propri luoghi e nelle proprie fragilità idrogeologiche, siamo morti. C'entra Valencia che ha fatto è sotto l'acqua per gli allarmi non dati, per l'incapacità di tenere sotto controllo il dissesto idrogeologico. Geologico di una zona che già nel 1957, prima di tutto il casino che ci eravamo inventati, aveva avuto lo stesso identico fenomeno meteorologico, l'aveva avuto anche nel secolo prima, e nel secolo prima ce l'ha sempre avuto. Cosa c'entra l'Emilia Romagna che deriva dal fatto che abbiamo fiumi, argini, incapacità dell'uomo di poter gestire il cambiamento climatico che c'è sempre stato nella storia dell'uomo? No, dobbiamo dare i soldi agli africani, secondo lui, non con i cinesi, per risolvere il problema dell'Emilia Romagna, questi si santi, eh? Non, e poi dice, quest'anno non si è mai consumato così tanto combustibile fossile, non si è mai inquinato così tanto. E allora qui capite il pregiudizio, cioè se un autorevole ex direttore del Corriere della Sera mette in relazione l'aumento dei consumi fossili, che peraltro non avvengono nell'Europa che lui vorrebbe attenta alle questioni climatiche, ma avvengono in Cina che non partecipa alle COP, beh, comunque, se metti in relazione l'aumento dei combustibili fossili con l'aumento dell'inquinamento, vuol dire che non ha neanche l'ABC, forse anche Tozzi questa cosa la potrebbe mettere meglio di De Bortoli, e cioè che la CO2 non è un inquinante. Anche il più acceso politico dell'ONU ti racconta una cosa che De Bortoli sulla prima pagina del Corriere della Sera non ha capito. La CO2 non inquina. Non inquina, senza CO2 siamo morti. La CO2 è la vita in questo pianeta. Possiamo discutere 400.000 parti per milioni di ossigeno vogliamo ridurre, ma certo non possiamo definirla quello un inquinamento.